La storia del controtelaio è una storia intanto tutta italiana. È un prodotto nato in Italia che anche in Italia ha trovato i suoi concorrenti. È un tema che in realtà è declinato anche in funzione della tipologia di edificio o del contesto anche geografico dove è posizionato l'edificio. Dal dettaglio della maniglia al materiale del telaio e dei pannelli, dalla sua struttura alla sua dimensione, urbana o domestica, la porta costituisce uno degli elementi archetipici fondamentali dell'architettura. Si parla di soglia, si può parlare di bucatura, si può parlare di limite. Nel futuro, anche porta magnetica. L'elemento magnetico rappresenta quell'innovazione che annulla il concetto di scorrimento della porta, perché lo rende talmente tanto fluido, talmente tanto piacevole, che chi apre la porta rimane a guardarla. Aperture che modificano la percezione degli spazi e il rapporto tra gli ambienti, evolvendosi in relazione alle nuove necessità dell'abitare contemporaneo. Per un futuro di dettagli costruttivi, nuove tecnologie e ricerca progettuale. Esplora.com